Al momento non si potrà ancora nessuna conclusione perché gli accertamenti sono ancora in corso, termineranno questa sera e dopodiché domani mattina, a seconda dell'esito, si deciderà sul da farsi. C'è un leggero ottimismo da parte dei tecnici, però un conto è l'ottimismo, come dire, verbale, un conto è vedere poi quello che viene scritto sulla perizia. I residenti al momento saranno ancora in hotel? Come la situazione? Ma guarda, il comune, quelle non sono case, cioè vorrei chiarire che non sono case comunali, sono case che sono di proprietà di arte o proprietà privata. Il comune ha voluto gestire l'emergenza delle prime sere perché chiaramente è una situazione emergenziale, come ci fosse stata un'alluvione o un terremoto. È chiaro che da oggi, domani, comunque le persone si devono trovare una sistemazione in maniera autonoma. Io spero che domani sia tutto a posto e possano rientrare in casa, però bisogna aspettare domani. Le risultanze di questo sopralluogo spero siano positive, che ci consentano, alla luce anche delle indagini di tipo geologico che abbiamo fatto fare e i cui risultati avremo penso questa sera, faremo una relazione che in questo momento spero positiva, se non abbiamo altri elementi particolarmente gravi che ci inducano diverse valutazioni, direi che in questo momento non ci sono elementi praticamente gravi da poter sostenere ancora, diciamo, il non utilizzo di questa struttura. Stiamo anche esaminando documentazione pregressa, perché l'edificio degli anni 50, quindi ha quasi 70 anni, dovremo verificare anche i lavori che sono stati fatti nelle epoche successive. Direi che nel 1970, eccetera, ha subito un intervento, quindi stiamo analizzando anche quello. Però certo, è un edificio che ha la sua età, quindi va valutato attentamente. Certamente questo che noi faremo, insomma, cerchiamo di fare una relazione in tempi brevi, ma comunque sarà una pre-relazione, perché effettivamente abbiamo bisogno poi di tempi un po' più lunghi, ammesso che possano rientrare quindi in tempi brevissimi, per poter esaminare altri aspetti e quindi fare dei monitoraggi nel tempo, sostanzialmente, che ci consentono di avere la certezza che non ci saranno problemi, diciamo, di carattere strutturale o geologico imminente. Sì, allora oggi il sindaco ha convocato questa riunione importante per fare un attimino il punto della situazione. Sono intervenuti i tecnici nominati dal condominio e anche a noi Arte come parte proprietaria di parte dell'immobile, per fare un attimino capire un po' lo stato dei fatti. I tecnici ci hanno assicurato che al massimo entro domani ci daranno un risultato per capire se l'edificio è agibile, quindi è assolutamente in sicurezza, oppure se saranno necessari degli interventi. Speriamo di no, perché a questo punto i tempi si allungherebbero. La pioggia di oggi potrebbe rimandare invece questo rientro? Ma sicuramente è un test importante, nel senso, a questo punto meglio che sia così oggi, così almeno valutiamo anche in presenza di condizioni atmosferiche come quelle di oggi se è tutto confermato, e noi ovviamente dobbiamo essere sicuri al 100% che questo palazzo non crei dei problemi e non ci sia rischio per la vita e l'incolumità delle persone. Quindi aspettiamo ancora oggi, domani vediamo i risultati, eventualmente interverremo. Noi, per quanto riguarda Arte, i nostri 6 inquilini di questi alloggi abbiamo garantito ovviamente l'accoglienza adesso attualmente temporaneamente in un albergo, ma sono già pronti eventualmente 6 appartamenti nuovi in cui alloggeremo i nostri inquilini nel caso in cui ve ne fosse bisogno, anche se, ripeto, spero di no, perché sarebbe comunque un disagio per delle famiglie che hanno bambini e anziani.